Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. E valutare ogni cosa attentamente. Non dare forza alla voce dell'impulso. Che se va male puoi rimetterci la pelle. Buonasera! Fidarsi è bene, mi sono accorta che avevo tutto il bozzo lì. Va bene, ciao papà. Allora, oggi facciamo una ricetta super mega bellissima. Vieni qua papà. Ciao, non so se avete notato, le sue ricette sono tutte super mega bellissime. Ovvio! Ovvio! Obviously! La modestia! Certo! Va bene, stasera facciamo una cosa che più che altro fa lei, perché io sono fuori dall'inquadratura, non so se... Non ho capito perché... Ho capito che lei vuole stare al centro, però quando parlo anch'io un attimino, se no... Va bene. Vieni qua! Ecco, e... Ah, no, va bene così, va bene. Non devo rubare la scena. Però comunque, il fatto sta che siccome ho un po' di male alle gengive, ok, quindi non faccio dolci, ma lavora lei e fa una cosa con la teglia. Sì. Allora, prima di iniziare, voi sapete che io vi avevo detto che stavo iniziando questo progetto per fare l'orto verticale, no? Solo che alcune piante ovviamente le comprerò già cresciute, già pronte. Altri le sto facendo crescere io. Sì. Ovviamente. Questa è la prima. Tutto homemade. Questo è il pepe e vedete, è vicino. Sì, è piccolissima la pianta. Vabbè, è appena nata. Sta cominciando a spuntare adesso perché ha deciso di spuntare sul bordo del mare. No, ho capito perché è attaccata. Una in mezzo e una un po' fuori, vabbè. Tra l'altro, tenete conto che tutto ciò che sarà fatto per il terrazzo, che userò per il terrazzo fuori, sì, sarà tutto completamente riciclato. Questi, certo, vasetti sono vasetti che erano delle conserve tipo delle cipolle o dei sottaceti che lei ha pulito, disinfettato, poi con i pennelli a smalto ho scritto sopra le varie cose, quindi poi sono, okay, anche personalizzabili, sono bellissime queste, vabbè, cose. Nei prossimi giorni vi faremo vedere altre novità. Quindi questa, mm-hmm, è la prima e sono molto fiera perché è appena nato il pepe, sa Dio perché è nato attaccato al bordo, ma va bene. Questo comporterà anche il lavoro di innaffiatura e di cura della pianta. Infatti, eh? Adesso io non posso prevedere la marca, ma per bagnare cosa uso? Uso questi qua perché apro e schiacciando poco esce la goccia, quindi posso calibrare bene quanto... L'acqua viene dosata giorno per giorno senza essere esagerata. Va bene, una cosa che mi passiamo alla nostra ricetta di questa sera. Allora, oggi facciamo due pizze. Due pizze. Sì, una per me e l'altra da dividere per loro. No, sono una per te e per l'Andrea e una per me e per la mamma. Vabbè. Perché un tipo di pizza sicuramente adesso quando la dico lui mi guarderà e mi dirà no, io non la mangio. Tanto la mangiate voi. L'altra è molto più easy, molto più semplice, che avrete già sicuramente visto tutti, quindi una pizza che mangia anche lui. Guardate, guardate che cosa ha già preparato qua. Allora, la mamma in realtà, perché io oggi non l'ho preparata, ha preparato la pasta per la pizza. Ok. Allora, anche qui la pasta per la pizza noi ci abbiamo provato anche a farla con i preparati già pronti. Sì, no? Però fatta così è sempre meglio. Allora, pasta per la pizza sono... Magari le maniche tiramole su. 700 grammi di farina. Togliamo gli anelli. 25 grammi di lievito. Come lievito? Allora, noi usiamo lievito di birra. Ok. Secco, in polvere, potete come... usare quello che volete, noi usiamo il lievito di birra, quello vero e proprio, cioè quello fresco, cioè, che noi congeliamo, quello che è un dado praticamente, ecco, noi invece di usare quello col dado prendiamo quello grosso da mezzo chilo, ah, okay, e poi noi lo spezzettiamo, uh-huh, poi aspetta, olio, sale e acqua quanto poi ne serve, okay. Allora, non fate l'errore di stenderla senza avere già una teglia portata di mano, perché o avete gli ingredienti che hanno in panetteria o in pizzeria e la manualità che hanno i pizzaioli e allora si tratta di un'altra cosa, sì, ma se la fate in casa come noi e non avete, ripeto, gli ingredienti che hanno loro, fate che stenderla all'interno della teglia. Io adesso, okay, sposto un po' le cose per farvela vedere. Quindi ci mettiamo un cucchiaio di olio, non di più, ecco, in modo tale che tutta la superficie della teglia sia bella ricoperta e unta di olio. Qui non preoccupatevi perché tanto vi sporcherete le mani. Eh beh, se uno deve fare la pizza è normale che si sporchi, no? Ieri quella pasta che ha fatto al caffè, per fortuna che un bel po' di caffè è stato sprecato sul tavolo, perché così non sapeva troppo esageratamente di caffè. E quindi diciamo che l'errore è andata bene. È andata proprio
proprio molto bene, ecco, in realtà. Prendiamo la pasta, la stacchiamo dalle pareti. Dalle pareti. È stata lasciata lievitare per un bel po' di ore. 12 ore. 12 ore. Quindi noi l'abbiamo fatta questa mattina per questa sera. Beh, allora non 12, perché l'ha fatta stamattina. 6-7 ore grosso modo. 9. Allora, l'ideale sarebbe 12. Però, allora, cominciamo quindi a allargare la pasta, stenderla nella teglia. Tra l'altro questa ricetta è una ricetta particolare, se non posso dire il nome del... Beh no, in realtà posso dire il nome del cuoco. Perché? Chi è? Bonci. Ah, ok. Buongiorno! Salutiamo. Allora, tenete conto che questo lavoretto sarebbe da fare senza le unghie come a lei, perché le unghie stanno forando la pasta e non sarebbe il massimo. Quindi se avete le unghie finte o lunghe, fatelo fare a qualcuno che ha le unghie tagliate, quelle che si mangiano le unghie, così le hanno corte corte. Ecco. Cercate in casa qualcuno che si mangia le unghie. Va bene, quindi ha steso la pasta bene su tutta la teglia. Ok. A questo punto che cosa ci mettiamo? Allora, facciamo prima quella più semplice, quella che mangerete anche voi. Ok. È la pizza Napoli. Oh, ecco che qua. Allora, anche qua non si riesce a capire, perché a Roma la chiamano Napoli, a Napoli la chiamano romana. Vabbè, quindi non ho capito. Noi la chiamiamo pizza con le acciughe, perché e tagliamo la testa al collo. Quando siamo andati a Napoli e siamo andati nella pizzeria Sorbillo, mi sembra che si chiama, sì, gli abbiamo detto ci dia una Napoli, questo ci guarda e ci dice cos'è la Napoli, e la Napoli, quella con le acciughe, ah, ma la romana, e vabbè, chiamala come ci vuoi. Questa la facciamo in fretta perché vogliamo farvi vedere l'altra, che è più interessante, no? Okay. più particolare. Allora, qua abbiamo la mozzarella. Lui intanto taglia la mozzarella. Come la taglio? A dadini? A dadini, sì, sì. Ok. Sì. Io vado a metterci la passata di pomodoro e con una forchetta... Perché sposto, perché sennò non potete neanche vedere cosa sto facendo. Allora, taglio... Vieni qua, così ti vedo. Innanzitutto taglio la mozzarella a strisce lunghe. Ok. Così. E poi le strisce lunghe le taglio nuovamente a dadini. Perfetto. Così un modo veloce per ottenere i dadini di mozzarella. Io lascio una crosta non troppo grossa, perché so che loro non amano la crosta. Soprattutto per il problema che ho alle gengive, che mi fanno male. Quindi meglio avere una crosta morbida e poco presente. Allora, tenete conto che questo tipo di ricetta, che noi facciamo lievitare anche molto, è una ricetta... Ok, vai. Cominciamo a mettere qua tutti i bei pezzi di mozzarella. Sì, ma non tutti concentrati. Ma sì, anche se qualcuno rimane uno appiccicato all'altro, tanto poi si scioglie. Ho capito, però. Voilà. Penso di averne già fatte in abbondanza, perché poi serve anche per l'altra pizza, eh. Chi ha trovato la cena? Sì, adesso vuol fare la precisina quando poi butta via tutto il caffè sulla tovaglia. Va bene, ok, mozzarella è fatta, io vado avanti, no, visto che è avanzata, abbondiamo, che stasera è festa. Prima non ne mette, poi ne... Stasera è festa, quindi bisogna abbondare. Io vado avanti a tagliare le fette di mozzarella per fare i dadini dell'altra teglia. Ok. Su questa adesso ci mette le alici, sì, che sono quelle che poi danno il gusto. Proprio. Diciamo che questa è la Napoli, penso bene o male che tutti la conosciate, no? Sì, beh, però ne facciamo due, quindi visto che la nostra è un programma abbastanza casalingo, vi facciamo vedere tutto quello che cuciniamo. Esatto. Poi allora, tenete conto che la mamma ci mette anche il parmigiano, perché questa è una variante sul tema che a qualcuno farà alzare i capelli. Esatto, perché quando siamo andati a Napoli abbiamo mangiato la pizza col parmigiano sopra e quindi niente, non ce lo mettiamo. Adesso io non l'ho portato perché poi ma va quel paese, lo mettiamo dopo. Beh, diciamo che se qualche pizzaiolo ha pensato a questa aggiunta evidentemente e piace, vuol dire che la cosa funziona, no? Ah, sì. Poi magari qualche puritano dirà no, non si mette,
Però vabbè, nella cucina sapete che ogni giorno si inventa sempre qualche cosa di nuovo, no? Esatto. Ci sono sempre le varianti. Voilà, io ho tagliato anche bene tutta la mozzarella per l'altra. Tieni conto pizza. Che nell'altra ne devi fare parecchia perché l'altra è bianca, eh? Ah, ok. Ne aggiungo ancora un po', allora. Io ho un amore puro per le pizze bianche. Mi piacciono tantissimo. A me invece piacciono di più quelle col pomodoro. Allora, ok. Le acciughe messe, in realtà chi vuole potrebbe metterci anche i capperi, ma qualcuno non li mangia. Mi piace il gusto che lasciano i capperi, ma non piace mangiare il cappero, lo trovo troppo forte. Quindi non lo mettiamo. Bene. Prendiamo l'olio delle acciughe. Esatto. Ce lo aggiungiamo perché dà parecchio gusto, quindi è molto buono da sentire. Ok. Ci aggiungete anche dell'olio normale. Non su questa. Non su questa. Io non ce lo metto mai, ci metto solo l'olio delle acciughe. Vedi che sono stata abbondante con l'olio delle acciughe apposta. Invece a me piace un po' più abbondante olio. Ci avrei aggiunto un'altra cucchiaiata di olio. Allora lo mettiamo. Un pizzico di sale. Allora. Visto che questa devo mangiare io, scusate. L'olio ce lo metto. Sabrina dice, a me la pizza piace in tutti i modi e faccio parecchie varianti. Brava. E Lucia dice, sì, la adoro. Vedete? Allora, la prima è pronta e la mettiamo da parte. Adesso prendiamo la seconda teglia che prende papà e io prendo invece la seconda pizza. Ci mettiamo ancora, come abbiamo fatto prima, un cucchiaio di olio. Ok. Allora, tu stendi l'olio, io ti libero la nostra bella... Pasta, che profumo che esce! Esce proprio il classico profumo della pasta. Sabrina dice vi vedo bloccati. Cosa è successo? Sarà la linea, ormai sono tutti collegati. No, io qua vedo bene, per cui sarà un problema solo momentaneo di linea. Io continuo a vedere anche le interazioni, quindi significa che ci deve essere un problema magari in quella zona. Stacchiamo la pasta della pizza. State molto attenti a mettere l'olio bene negli angoli perché sennò la crosta si attacca e poi sta di bruciato. Ecco, avendo messo la pellicola sulla nostra, come si chiama qua, non teglia? Sulla ciotola, non si è formata la crosta. Quello è un dettaglio che dovete assolutamente evitare perché sennò la pasta cresce fino a un certo punto e poi si blocca. Voilà. Ok, ora è tutto a posto, ok? Allora era solo un problema momentaneo. Adesso procediamo come prima. Vuoi farlo tu? No, farlo tu. A stendere la pasta della pizza. Ok. Tenete conto di girare la teglia in modo tale che così... E a questo punto, però, su questa non ci metteremo le acciughe. E invece ce le mettiamo. Ci mette anche le acciughe. Certo. Pensavo di no. E questi? Incomincio ad aprirmeli. Ok, allora facciamo un po' di spazio. Adesso vi faccio vedere che cosa facciamo, eh. Questa è una pizza un po' particolare che credo non a tutti piacerà. Soprattutto i puritani la guarderanno e diranno, che cos'è questa roba? Allora spostiamo la mozzarella dal tagliere alla ciotola e usiamo il tagliere per lavorare con... Vieni un po' più in qua, sennò non ti vedono. Ok. La mozzarella è pronta, prendiamo... i fiori di zucca, tolgo il pezzettino in fondo, sì. Ok, quindi tagliamo la parte finale e togliamo, perlomeno, noi la parte interna non la mangiamo. No, soprattutto non nella pizza. Sì, qualcuno, specialmente verso Roma, quando fanno i fiori di zucca ripieni la lasciano. No, noi... i fiori di zucca ripieni si deve lasciare, ecco. Perché sennò non... Però a noi non piace quel pezzetto. Vai. Quindi togliamo. La mamma dice che ama quella gorgonzola e noci. Sì, lo so, te lo faccio assaggiare io. sì. Apriamo bene i fiori di zucca. Ok. Ma questa è l'operazione, diciamo, più delicata, eh? Voi dovete stare attenti a non romperli. Io adesso ne ho presi tanti, tu non farlo i tutti perché non so quanti. Gli altri poi li facciamo fritti. Esatto. Quanti ne apro? Adesso vediamo. Allora. Allora, ne ho già aperti 4. Allora, io ho un ciuffo che continua a cadere. E lascialo lì, chi se ne frega. Allora, la pasta per la pizza è stesa. Cosa ci mettiamo come prima cosa? Mozzarella. Olio sotto niente? No. No, chiedo, perché no, non so. No. Quindi cominciamo a stendere tutta la mozzarella che abbiamo fatto a pezzettini. Sì.
Sì. Ok. Qui dipende dai vostri gusti. Io adoro la mozzarella sulla pizza e vi ripeto, amo la pizza bianca, quindi ci vado giù abbastanza... abbondantemente. Impegnativa, ecco. Forse ce ne vuole ancora una fettina. Sì, tranquillamente. Okay. Mentre lui taglia la mozzarella, io vado ad aprire ancora qualche fiore di zucca, non tantissimi, non serve che non ne servono ancora tanti, ma qualcuno lo vado ad aprire ancora. Visto che la pizza è bianca, non c'è pomodoro, ci vuole abbondante mozzarella. Se lasciate troppe parti non ricoperte dalla mozzarella, rimane poi troppo asciutta la pizza. Esatto, quindi non preoccupatevi di metterne in abbondanza. Esatto. Allora, io in questo caso non vado a mettere la mozzarella senza lattosio, quindi dovrò prendere l'antistaminico, perché se no lascio troppa acqua e con la pizza bianca non è il caso. Questi giovani di oggi sono tutti delicati, tutti allergici, intolleranti. Ma su questo sono d'accordo, Voilà. Allora, questi li abbiamo aperti, adesso cosa facciamo? Adesso li prendiamo, li apriamo e li andiamo a mettere sulla nostra pizza. Io te li passo. Lei li mette a corona, così è anche carina da vedere la esatto. cosa. Esatto. Guardate, è anche molto bella da vedere questa pizza, Boh, direi che quelli li usiamo come... Guarda che io, ecco, estenderei questo, guarda che piccolo qua. Perché la pizza proprio di zucca è buona se c'è abbondanza. Allora guarda, facciamo una corona così. Guardate, ecco, guarda, sembra un girasole, bellissimo. Ci serve uno piccolino qua. Uno piccolino, qua. Ce n'è uno piccolino proprio per l'anza. Potrebbe fare proprio la corona stile girasole, sai? Sì, sì, ma infatti. Bella, mi piace questa. Guardate, vedete che poi man mano, andando avanti e preparando la ricetta, ci rendiamo conto che si riescono a fare, si possono fare delle idee carine. Usando... Dovrebbe avere un po' di inventiva, no? Sì, però molto spesso... Voilà. Così? E uno piccolino lì in mezzo e basta. Ma non esagerare. Così, qua. Guarda. Okay. È bellissima. Adesso Perfetto. Prendiamo le alici. Visto che stiamo facendo tutta una cosa particolare. Andiamo a mettere le alici dove ci sono... gli spacchi praticamente le giunture, ecco, bravo, le giunture dei fiori di zucca. Ok, questo serve anche per dare un tocco così di decorazione. È venuta benissimo, non mi aspettavo che venisse così bene. In mezzo, se volete, ci potete mettere anche un ulteriore fiore di zucca lasciato però chiuso. Quello lasciato, però, fatelo alla fine, ecco. Perché sennò adesso scende e non ha senso. Quando la servite potete metterlo, fa la sua bella scena. Ok. No? Ok, un po' di sale. Sì, e un po' di olio, sempre delle acciughe. Così diventa bella saporita tra il sale. Voilà! E l'olio. Ragazzi, questa è coloratissima. Io ci aggiungo anche un pochettino di questo olio, Un poco, non è tantissimo questa. Ecco qua. Voilà, guardate che bella! È venuta benissimo, è coloratissima. E questa è quella da Napoli. Ragazzi, per oggi a posto, ricordate di aver acceso il forno. Esatto, a 170 gradi per... No, 170. 220, la pizza. Massimo, insomma, il massimo della temperatura. E poi la lasciate dentro per i soliti 10-15 minuti, sì, a seconda del vostro forno. Ragazzi, buon appetito! Ci vediamo dopo con la foto e a questo punto venerdì con un'altra ricetta. Ciao!